Buongiorno a tutti, buongiorno Alexia. Buongiorno. Ci sentite bene? Vediamo. Allora, innanzitutto buongiorno e benvenuti al nostro webinar di Talkwalker e Hootsuite, dal titolo Crisis Management e Brand Reputation: come gestire al meglio la reputazione del brand sui social media. Oggi approfondiremo insieme il tema della protezione del brand e della sua reputazione sui social media. Però prima di entrare nel vivo della presentazione, mi presento. Io sono Anna Beduschi, faccio parte del team marketing di Talkwalker e nel mio ruolo mi occupo in particolare del coordinamento delle attività legate ai contenuti che pubblichiamo in italiano e anche agli eventi ai quali partecipa Talkwalker in Italia. Per chi non conoscesse Talkwalker, due parole: è una piattaforma di social listening e social media analytics con più di 900 clienti in tutto il mondo. L'obiettivo che ci poniamo è quello di fornire insights strategici alle aziende partendo da dati oggettivi e reali. Oggi, come avete intuito, non sono sola, con me c'è anche Alexia Gattoline. Ti lascio la parola, Alexia, per presentarti. Grazie Anna, ciao ancora e buongiorno a tutti. E, appunto, come mi ha già introdotto Anna, sono Alexia Gattolin e faccio parte del team Content and Social Marketing di Hootsuite. Mi occupo in particolare di curare i contenuti italiani di risorse, blog, webinar con un focus specifico sui trend di web e social media. Giusto una nota rapidissima su Hootsuite per chi ancora non ci conoscesse. Hootsuite è una piattaforma di social media management, la più utilizzata al mondo. Siamo anche molto altro, ma non mi dilungo su questo. C'è questa slide con alcuni dati su di noi e poi se volete ci potete cercare sul web. Io lascio subito la parola di nuovo ad Anna per entrare nel vivo dei contenuti. A te, Anna. Allora, prima di passare ai contenuti, in realtà ci sono un altro paio di informazioni tecniche, ovvero il webinar avrà una durata di circa 60 minuti e la sua registrazione sarà disponibile on demand, ve la invieremo noi direttamente giovedì. Vi invitiamo soprattutto però ad interagire con noi, a farci domande, a lasciarci commenti, sia qui sulla piattaforma nella sezione Questions, sia utilizzando l'hashtag WhoTalk su Twitter, menzionando anche i nostri account ufficiali HootsuiteIT e TalkWalkerIT. Quindi questo è davvero tutto, passiamo ai contenuti, passiamo all'agenda. In sintesi, gli argomenti che tratteremo. Allora, inizieremo fornendovi alcuni dati che fanno emergere chiaramente quali sono le opportunità che la rete offre ai brand, ma anche i rischi che si possono correre. E poi entreremo nel dettaglio di questi rischi e delle soluzioni per prevenirli, per infine analizzare alcune delle best practice da adottare nel caso poi si verificasse effettivamente una crisi. Partiamo definendo il ruolo che giocano i social media per la reputazione del brand. Allora, ho voluto iniziare con questa citazione che ho recentemente letto sul libro Social Media Analytics di Eleonora Cipolletta, perché secondo me è molto forte e molto immediata. Le citazioni del vostro brand sui social sono email per voi con in CC il mondo intero. Questa citazione di Lieberman ci fa capire come effettivamente i social rappresentino il più potente strumento di diffusione dei contenuti, il che può rappresentare allo stesso tempo un enorme vantaggio, ma anche un enorme rischio per i brand, che devono essere appunto preparati per gestire al meglio la loro reputazione. Per brand reputation si intende, se voglio andare a una definizione breve, l'idea pubblica che gli altri si fanno del soggetto.
La citazione di Lieberman in parte già rispondeva a questa domanda, perché è importante essere sui social? Perché sostanzialmente la reputazione del nostro brand dipende dalla sua presenza sui social e questi due dati ci fanno anche capire un po' meglio il perché. Leggiamo che il 52% della popolazione italiana è attiva sui social media. Ovvero, i nostri consumatori sono sui social ed è lì che dobbiamo essere per ingaggiarli. Ma non solo, circa il 30% dei consumatori tra i 18 e i 24 anni utilizzano i social per richiedere assistenza al brand. Quindi non solo sono sui social, ma cercano anche di interagire con noi attraverso i social network. Ed infine, l'86% dei consumatori afferma di non acquistare prodotti dei quali si è parlato male sul web. Quindi, ricapitolando, gli utenti non solo sono online, non solo cercano di interagire con il brand, ma parlano anche del brand e dei suoi prodotti, influenzando quindi l'opinione della rete e in ultima battuta anche le intenzioni di acquisto degli altri consumatori. Ma quindi, se da un lato non si può non esserci, dall'altro bisogna anche essere in grado di esserci nel modo giusto, e di questo ce ne parla Alexia. Grazie Anna. Sì, mi ricollego un po' a quello che hai appena detto tu, con questa slide che parla già da sola. I social, abbiamo detto, sono un'enorme, un'incredibile opportunità per i brand. È un'opportunità però che non è priva di rischi. Bisogna fare i conti un po' con una presenza always on. Siamo attivi 24 ore su 24 sui social. I brand da questo traggono sicuramente un vantaggio, ma non sono gli unici brand a essere always on sui social. Sono always on anche gli utenti in generale dei social, che esistono indipendentemente dai nostri canali ufficiali, dai canali ufficiali del brand, quindi al di fuori. Sono always on i nostri clienti, i nostri prospect, quindi potenziali clienti, che possono magari avere bisogno di una nostra assistenza o di una risposta immediata attraverso Twitter, per esempio. E soprattutto sono always on anche haters, hackers e troll, perché no? Quindi capite bene che in questo scenario le minacce che possono arrivare dai social sono su più fronti. E per questo, sto cercando, scusatemi, di passare alla slide successiva. Ho appena citato appunto haters, hackers, e quando parliamo di sicurezza in generale, probabilmente pensiamo per prima cosa agli hacker, agli attacchi di hacker, agli attacchi informatici. Anche se parlando di questo aspetto, i social non sono la prima cosa che probabilmente ci viene in mente. Pensiamo più in generale al web, pensiamo più nello specifico alle email, magari, se pensiamo agli attacchi. Eppure, gli attacchi, le truffe in generale sui social media sono sempre più numerosi e sempre più sofisticati. Basta guardare questi dati per farci un'idea. 689 milioni sono gli utenti che sono caduti vittime di crimini informatici nel 2016, tra parentesi, più 10% rispetto all'anno precedente. Questo in generale sul web. Passiamo a vedere cosa succede sui social. Nel 2016 si è registrato un più 150%, di truffe rispetto all'anno precedente, quindi stiamo parlando dei social. Quindi capite bene che la situazione è veramente da non sottovalutare. Passiamo alle altre due statistiche. 30% sono le email, sempre per fare un po' il paragone, il confronto, le email contenenti link e allegati pericolosi che sono state aperte. Se guardiamo invece cosa è successo sui social, il 66% sono i messaggi inviati attraverso i social, contenenti ovviamente link e allegati pericolosi, perché di quello stiamo parlando, che vengono aperti. Quindi capiamo bene che il problema è reale ed è un problema che non accenna minimamente a diminuire. Viene in mente un reportage abbastanza recente del New York Times, che faceva il punto sulla situazione, appunto tra ciò che è
la sicurezza, come viene affrontata la sicurezza in ambito aziendale per quanto riguarda sensibilizzazione nei confronti di web e email e invece social network. E la situazione non, diciamo, non è delle più rassicuranti perché si parlava di questo esempio in cui cliccando su un link in un post generato da un account fake sono stati violati tantissimi device di ufficiali del Pentagono, Pentagono statunitense, giusto per fare un esempio. Quindi davvero nessuno è escluso. Allo stesso modo, però, stiamo parlando di sicurezza, ma gli attacchi informatici non sono l'unica minaccia, l'unico rischio per i brand. Lo scenario è ben più ampio. E ecco perché ho pensato di raggruppare in questo modo quelli che sono i principali rischi. Le minacce per i brand sui social media. Vedete una divisione un po', diciamo, sono dei confini abbastanza labili, come vedremo poi più nel dettaglio, alcuni rischi si possono mescolare con gli altri, i confini non sono così ben definiti, ma per fare una panoramica possiamo dire che abbiamo da un lato gli attacchi informatici alla sicurezza, che sono quelli un po' di cui abbiamo appena parlato, account social trascurati, qui parlo degli account ufficiali del brand, quindi la presenza del brand. Violazione delle norme di conformità, perché anche i social media sono regolamentati, anche se se ne parla tanto e si vorrebbe che fossero forse più regolamentati, sia all'interno devono essere, l'utilizzo dei social media deve essere regolamentato dall'azienda, dal brand, ma anche da enti ed istituzioni esterne. Poi abbiamo il mancato ascolto, il mancato monitoraggio dei social, questo è l'argomento di cui ci parlerà più nel dettaglio Anna, successivamente. Cattiva gestione di una crisi che si ricollega al punto sotto, formazione e informazione, aggiungerei anche comunicazione interna inadeguate. Quindi la mancanza di cultura aziendale, di formazione aziendale determina poi ovviamente una cattiva gestione di una crisi che rappresenta una grandissima minaccia. Come ultimo punto, ho lasciato al centro errore umano, quindi un po' separato in una posizione privilegiata rispetto agli altri. Perché dal punto di vista pratico, pragmatico, lo associamo sicuramente a quello che può succedere per una svista, quindi magari lanciare un tweet sbagliato dall'account personale invece che dall'account del brand, per esempio, oppure caricare l'immagine sbagliata o cliccare inavvertitamente o frettolosamente su un link che appunto è malevolo. Ma in generale, errore umano l'ho messo lì perché dal mio punto di vista è quello che può essere un po' alla base anche di tutti gli altri rischi che ho elencato qui. Ed intendo con questo che l'errore umano può essere inteso anche in senso molto lato, come trascurare, ignorare, sottovalutare tutte le situazioni che abbiamo visto adesso, non avere cioè la cultura della prevenzione del rischio e della protezione del brand. Quindi la base, quello di cui poi vi vado a parlare più nel dettaglio, è secondo me partire da una presa di coscienza e quindi poi da una conoscenza adeguata all'interno dell'azienda. Ecco perché ho scelto questa frase che mi sembra dica molto da sola. Il rischio maggiore è non fare niente. Cosa significa? È un po' quello che ho appena detto. Si devono tenere sempre gli occhi aperti costantemente su ciò che avviene sui social e uscire un pochino dall'ottica monologo. Nel senso io brand comunico a te, giusto perché appunto, come abbiamo visto, grazie ai social posso essere attivo 24 ore su 24, io ti comunico e ho finito lì. No, avviciniamoci all'ottica dialogo e quando parlo di dialogo intendo anche ascolto, l'ascolto di ciò che avviene al di fuori e di ciò che avviene anche in casa nostra, sui nostri canali ufficiali. Lo cito tra parentesi e poi anche in questo caso magari Anna ci dirà qualcosa di più.
In questi giorni si parla tantissimo di un video che è diventato virale. Ci abbiamo un pochino, ammettiamolo, forse riso tutti sopra. Possiamo parlare della forma, del contenuto che magari non erano dei migliori. Questo, diciamo, esula un po' dal discorso che sto facendo, ma se analizziamo il contesto di quello che è successo appunto per la Banca Intesa, ci rendiamo conto che in realtà se si trattava di un contenuto che era destinato ad un uso interno. Quindi anche in quel caso fare attenzione a ciò che accade all'interno dell'azienda, all'interno del brand, aperta e chiusa parentesi. Quindi, per tornare un pochino al discorso di cui parlavamo prima, non fare niente significa non implementare una serie di procedure, non utilizzare strumenti, programmi formativi che consentano di prevenire il rischio, ovviamente, e poi gestire al meglio la situazione di crisi, che per quanto ci si possa mettere in sicurezza, ed è proprio l'argomento del nostro webinar, comunque la crisi può arrivare, può capitare in un momento di crisi a tutti. Un fail è sempre a portata di mano, diciamo, dietro l'angolo e può capitare anche appunto ai brand più importanti. Ecco perché adesso andiamo un pochino più nel dettaglio e parliamo un po' di rischi e di come, se non risolverli, perlomeno proprio perché parliamo un po' più di prevenzione, mettersi al riparo dai rischi. E perché parlo qui di rischi interni? Abbiamo pensato, Ioanna, di fare un po' una distinzione tra quelli che sono i rischi esterni e quelli che sono i rischi interni. Interni sono quelli di cui vi parlo io e sono quelli su cui il brand, che è l'azienda, in questo caso dal nostro punto di vista, le persone che compongono l'azienda dalla base fino ai vertici, ciò su cui il brand può lavorare internamente per mettersi in sicurezza. E ho pensato di racchiuderli in tre macro aree che sono tecnologia, governance, formazione e informazione. E parlando di tecnologia, pensiamo ai rischi di cui abbiamo già visto, abbiamo già parlato, i rischi commessi che rappresentati da terzi, crimini, ok? Quindi attacchi di hacker, phishing, malware, eccetera. Le loro conseguenze, account violati, violazione della privacy, perdita di dati riservati del brand, ma non solo del brand, anche magari di clienti. Ma perché li metto nei rischi interni? Perché non siamo inermi di fronte a questi rischi. È vero che esistono, è indubbio, abbiamo visto le statistiche e sono in aumento e ci cascano, tra virgolette, anche istituzioni molto importanti. Ma possiamo e dobbiamo soprattutto adottare degli accorgimenti. Io mi rendo conto che questi accorgimenti sono visti un po' il più delle volte come una scocciatura, una perdita di tempo. Siamo portati un po' a vedere questi rischi come qualcosa che non succede mai in casa nostra e se succede è molto molto difficile che possa succedere e succede sempre agli altri, appunto. Ma non è così, come abbiamo visto, nessuno è escluso. E infatti per questo ho riportato questo esempio di McDonald's, due esempi in realtà, McDonald's e Burger King. Allora, nel primo esempio cosa è successo? Questo è abbastanza recente, appunto l'account ufficiale di McDonald's è stato violato e quindi è stato mandato un tweet offensivo nei confronti di Donald Trump, quindi Presidente degli Stati Uniti, il che può rappresentare comunque un problema, per un brand. E qui, di conseguenza le scuse e poi anche, i dettagli, diciamo, di come poi è stata svolta un'investigazione per determinare appunto l'hackeraggio. Per par condicio ho riportato anche un esempio un po' più invece datato, ma per far capire che appunto nessuno è escluso. I nostri competitor possono essere vittime di rischi legati alla tecnologia, ma anche noi stessi. Burger King, account anche in questo caso hackerato, quindi account violato,
Che cosa hanno fatto questi simpatici hacker? Si sono messi a promuovere, oltre ad aver sostituito l'immagine, il logo con appunto quello di McDonald's, si sono messi a promuovere il competitor principale. Questo per dire, per tornare al discorso di prima, che nessuno è davvero escluso. Non sottovalutiamo questi rischi legati alla tecnologia, anche perché se ripensiamo all'ultima delle statistiche che aveva citato Anna, teniamo presente che i danni alla reputazione si traducono poi anche in danni economici, cioè non è un danno di immagine, punto. Il danno di immagine provoca dei danni poi economici, ok? Se si perde fiducia in un brand, lo si abbandona, molti lo abbandonano e non è detto che poi si sia in grado di riconquistare la fiducia dei propri utenti o clienti. Vediamo un po' come si può ovviare a questi problemi dal punto di vista appunto della tecnologia. Sensibilizzazione interna sul tema sicurezza e policy. Ovviamente qui mi riferisco un pochino all'aumento della filosofia, chiamiamola così, tra virgolette, bring your own device o technology che dir si voglia, che sono un po' le politiche aziendali che permettono, soprattutto con il lavoro da remoto che si sta diffondendo tantissimo adesso, permettono di portare dispositivi personali nel posto di lavoro per accedere agli account aziendali, oppure al contrario, quando si lavora appunto da remoto e si utilizzano i device aziendali magari da reti non sicure perché si è a casa o si è in un bar e via discorrendo. Quindi attenzione a formare i dipendenti e di informarli su quali sono i rischi. Password complesse e aggiungo anche cambiate periodicamente. Quando avete cambiato l'ultima volta le vostre password, e non parlo solo insomma delle password di lavoro, ma anche quelle personali, io mi ci metto dentro, lo ammetto, è una cosa che io trovo molto fastidiosa, è una scocciatura, quando appunto devi magari inventare una nuova password e usare un determinato numero di caratteri e caratteri speciali e non va bene e riprovare, mi ci metto dentro. Però, è una cosa a cui bisogna invece prestare molta attenzione, cambiare le password, non utilizzare la stessa password per più account e farsi aiutare da tool professionali per la generazione, la condivisione e la gestione delle password. Qui parlo nello specifico a livello aziendale, quando si lavora in più team è opportuno utilizzare dei tool che ci vengano incontro per anche velocizzare il lavoro, ma soprattutto metterci in sicurezza. Autenticazione a due fattori. Cosa si intende? Detto in modo un po' astratto, autenticazione a due fattori aggiunge un secondo livello di sicurezza. Perché? Perché oltre a dover inserire le credenziali, quindi username e password, si aggiunge qualcosa di cui sei in possesso, non solo qualcosa di cui tu sei a conoscenza, ma qualcosa di cui tu sei in possesso. E detto invece in pratica, come funziona? Una volta che si accede al proprio account, attraverso, ovviamente stiamo parlando di un di dispositivo che non viene riconosciuto, oltre alla password si inserisce un codice di sicurezza che di solito si riceve via email o via SMS, quindi si aggiunge alla password e alle credenziali un'informazione che è legata a qualcosa che è in tuo possesso, un livello in più di sicurezza, appunto, perché nel caso in cui qualcuno fosse venuto a conoscenza delle credenziali, ecco che invece avendo a tua disposizione lo smartphone aggiungi un qualcosa in più. E poi single sign-on o autenticazione singola, diciamo che riduce sostanzialmente la quantità di password utilizzate e praticamente ci consente di accedere a sistemi diversi utilizzando un solo set di credenziali. Faccio l'esempio di Hootsuite perché è il nostro esempio, è quello di cui vi posso parlare io. Con un sistema di questo tipo si può accedere ad Hootsuite con nome utente e password che utilizziamo per la posta elettronica aziendale. Così abbiamo meno credenziali da tenere a mente, uno, quindi come dicevo prima, semplificare e velocizzare, ma anche da proteggere. E infine,
infine, ma veramente non meno importante, anzi, tool integrati per la individuazione automatica di minacce sui social. Quindi la tecnologia in senso lato include la sensibilizzazione interna dei nostri accorgimenti, ma anche l'utilizzo di specifici tool. Passiamo invece alla seconda macrocategoria, governance. E in questo caso cosa intendiamo? Ho fatto un elenco abbastanza chiaro, qui insomma non ho tantissimo da aggiungere, se non che inventario dei profili social ufficiali e non ufficiali del tuo brand. Cosa significa? Sicuramente se fate una ricerca su qualunque social, che sia Twitter o Instagram, non lo so, qualunque, fate una ricerca per il nome del vostro brand, vi accorgerete che ci sono un sacco di account che includono magari il nome del brand o emulano, lo variano leggermente. Ecco, tutto questo danneggia la vostra reputazione, crea confusione e disperde anche la comunicazione, ovviamente, perché probabilmente alcuni lo fanno anche magari perché sono semplici fan e quindi in senso non maligno, ma altri possono farlo invece con dei secondi fini. Quindi verificare prima di tutto i propri account, richiedere appunto la verifica degli account e richiedere la rimozione degli account non autorizzati. E per quanto riguarda invece gli account che sono quelli ufficiali nostri, fare un po' di pulizia, nel senso che può essere che tempo prima, quando ancora magari non c'era un team dedicato ai social e quindi non, diciamo, veniva fatto tutto in modo un po' più artigianale, tra virgolette, magari si erano aperti dei canali social che poi sono caduti in disuso e non sono più curati. Quindi fare veramente un inventario sia di quello che si vuole tenere, sia di quello che internamente si vuole eliminare, ma anche esternamente si vuole eliminare. Qui mi ricollego un po' a quello che facciamo noi, piattaforma centralizzata per la gestione di tutti i profili social. Si ricollega a quello che ho appena detto, quindi avendo a disposizione una piattaforma unica centralizzata dove posso gestire tutti i miei canali, ho un maggiore controllo. E in questo caso, sempre legato al concetto di collaborare in più team all'interno dell'azienda, creare un sistema di gestione dei social che sia gerarchico. Cosa intendo? Molto spesso nelle grandi realtà ci sono dei team dedicati ai social, benissimo, però allo stesso tempo sappiamo bene quanto è importante il sostegno sui social magari di altri team e dei dipendenti in generale dell'azienda, anche se non si occupano direttamente di social. Ecco perché è utile allo stesso tempo creare un sistema di approvazione su più livelli che consenta di mettere in sicurezza i messaggi che vengono pubblicati, proprio perché prima possono venire approvati dal team dedicato nello specifico ai social. Allo stesso tempo, possiamo anche creare una libreria di contenuti che il team social approva, prepara e lascia, diciamo, pronti poi per essere pubblicati magari da altri team, con la consapevolezza che quei contenuti sono comunque dei contenuti sicuri e che rispettano le linee guida. E poi passiamo a formazione e informazioni interne. Come vi ho detto prima, è una suddivisione che va fatta perché può chiarire un po' meglio quali sono le macrocategorie, però come vedete si interscambiano un po'. Anche in questo caso mi volevo focalizzarmi sul training, ma sul training sulla sicurezza, quindi duplice, che si può ricollegare a quello di cui parlavamo all'inizio della tecnologia, formare all'interno i dipendenti sulla sicurezza e un training adeguato però anche sui social media. Questo può sembrare un po' ovvio, un po' scontato, non lo è. Voi direte sì, ho un team dedicato ai social media, perché dovrei fare un training sui social media? Beh, perché a volte c'è un pochino, prima di tutto, ancora purtroppo devo dire,
Si tende a sottovalutare, come dire, il ruolo di chi si occupa dei social, c'è un po' di confusione tra chi si occupa di social media management e chi di community management. Ai vertici non sempre è chiaro quale è il ruolo e quale deve essere il ruolo e quali devono essere i requisiti di chi si occupa di social media. Quindi, fornire un training adeguato sia al team che si occupa direttamente di social media, ma anche ad altri team che possono venire in aiuto di quel team dedicato, è una cosa che sicuramente può aiutare soprattutto in caso di crisi, perché ne vedremo poi un pochino di più, in situazioni di crisi, ricordatevi che anche i vostri dipendenti che non si occupano che non gestiscono i social, hanno dei loro profili social e quindi possono essere indirettamente chiamati a rispondere su un'eventuale crisi. Se non sanno prima di tutto scusatemi, di cosa parlare e non sanno quali sono le direttive del brand, beh, può diventare un problema. Ecco qui che ci ricolleghiamo quindi al rispetto delle norme di conformità interne ed esterne, perché ovviamente i social sono comunque regolamentati e non solo da enti esterni, ma si auspica anche da enti interni. Questo, di conseguenza, ci porta a veramente consigliare la stesura di una policy, sia per la sicurezza anche in questo caso, ma soprattutto per i social. E con policy dei social sarebbe un discorso veramente lungo e ampio da affrontare. Cosa deve prevedere una policy? Sicuramente delle linee guida generiche, delle best practice per il brand, ma ruoli e responsabilità per i social media, cioè veramente nome e cognome di chi fa cosa, esempi ad esempio di comportamenti appropriati o meno, o di frasi appropriate o meno, tone of voice, conseguenze sull'uso inappropriato o improprio dei social media e soprattutto poi, e qui mi ricollego all'ultimo punto, piano d'azione. Quindi una informazione e comunicazione interna e simulazioni reali so che suona molto un po' un ossimoro, ma simulazioni, mettiamola così, di crisi che siano il più realistiche possibili. Quindi immaginare degli scenari, anche veramente in modo molto dettagliato e prevedere, delle eventuali soluzioni, degli eventuali comportamenti. Poi tanto la crisi sarà inaspettata, quindi si sarà sempre comunque un po' impreparati, ci si farà prendere un po' dal panico all'inizio, ma sapere che c'è un documento, dove ci sono delle istruzioni di base su cosa fare e cosa non fare, fidatevi che porta sicuramente un po' di, come dire, tranquillità in più nell'affrontare un'eventuale situazione di crisi. Ecco, io concludo questa mia prima parte con questa frase, che riassume veramente quello che ho cercato di condensare in queste slide. Non siamo inermi, quindi non restiamo inerti. Ho parlato di rischi interni proprio perché il brand è fatto di persone e le persone possono fare qualcosa per mettere in sicurezza il brand, possono prevenire i rischi. Ecco perché non restiamo veramente a guardare, non restiamo inerti. E con questo io passo di nuovo la parola ad Anna. Anna, mi senti? Sì, Ok. grazie mille Alexia, grazie soprattutto per la carrellata di consigli. Io devo confessarti una cosa, a casa mia ho delle password che sono scritte su dei post-it, quindi non credo che sia proprio Bene, spero però non in ufficio, almeno a casa. No. Ok, allora adesso andiamo a parlare invece di rischi esterni. Ovvero andremo a capire quali sono i rischi che sono legati al suo ecosistema, cioè nel senso, ma Alexia appunto ci diceva che ci sono best practice per mettere in sicurezza il nostro brand, ma
ci sono tutta un'altra serie di soggetti esterni che possono influire sulla nostra brand reputation e che noi possiamo comunque monitorare e tenere sotto controllo per riuscire poi eventualmente a gestire in maniera molto, in maniera assolutamente tempestiva un caso di crisi. Entriamo nel dettaglio con un po' di esempi. Quindi partiamo dal primo, che è buzz negativo sul brand, un rischio che sappiamo è assolutamente pericoloso. E chi non si ricorda del polverone scatenatosi sui social dopo la puntata di Report del 2014 in cui Moncler veniva accusato per la delocalizzazione della produzione in Europa e per il maltrattamento delle oche? La reazione sui social è stata assolutamente immediata, ha colpito ferocemente il brand, che però è riuscito magistralmente a gestire la crisi. Ci sono un sacco di articoli che ne parlano, e loro sono stati veramente bravi a monitorarne l'andamento e a sfruttare le corrette tempistiche, molto probabilmente, come vi dicevo, riuscendo a monitorare bene come si stava sviluppando la crisi. Infatti, il risultato per loro è stato che dopo 6 mesi dal caso, appunto, Siamo tutti Oche, presentato da Report, Moncler ha chiuso, secondo il Sole 24 Ore, il primo trimestre del 2015 in positivo, con un aumento di ricavi del 69%. Quindi direi che è decisamente importante la gestione della crisi anche in termini, come diceva Alex, di business. Un altro elemento che possiamo monitorare e gestire sono le campagne. Questo è il caso, ad esempio, della campagna di qualche mese fa, portata avanti da Pepsi. Pepsi creò questo spot dove vi era una protesta con sfondi appunto razziali e la modella Kendall Jenner, che vediamo appunto nell'immagine, era la protagonista dello spot e risolveva questa protesta semplicemente offrendo una lattina, una fresca lattina di Pepsi ad un poliziotto. Inutile dire che i commenti che si sono scatenati online sono stati assolutamente massivi e denunciavano soprattutto la banalizzazione delle idee. Tra uno dei commenti più celebri che io ho apprezzato assolutamente c'è quello di Bernice King che scrive: "Se solo mio padre avesse saputo dei poteri di Pepsi". Quindi Pepsi, morale della storia, è dovuto ritirare lo spot dalle scene perché era stato veramente, veramente sommerso. Questo caso è stato tra l'altro analizzato anche in un nostro report relativo alle gaffe digitali e trovate appunto tutti i link nella chat se volete avere più dati appunto su questo caso specifico. Andiamo su un altro elemento importante e fondamentale che sta alla base sostanzialmente del business, appunto del nostro modello di business, i prodotti. Cioè, dobbiamo sempre essere capaci di monitorare anche come sono percepiti i nostri prodotti dalla rete. Leggendo i giornali mi sono accorta che in questi giorni sono circolati alcuni rumors sulla possibilità che la batteria dell'iPhone 8 non funzioni bene. Sono assolutamente solo rumors perché si trattava di qualche caso isolato, non mi sono più di tanto addentrata sui dettagli, ma sono bastati appunto questi pochi rumors per creare immediatamente una serie di primi commenti negativi online e per ricollegare immediatamente, ovvero alla ben più nota e reale crisi che ha dovuto gestire Samsung con il Galaxy Note 7, un simpatico meme che ci ricorda cosa è successo, ovvero che scoppiavano le batterie. Quindi Apple al momento sembra avere perfettamente la situazione sotto controllo, nel senso che si tratta veramente di un primo segnale, però da questo primo segnale, attraverso un adeguato sistema di monitoraggio di attività di social listening, si può tranquillamente gestire
un'eventuale crisi, e nelle prossime slide vi dirò anche più nel dettaglio come. Poi abbiamo un altro caso molto noto, che è quello di Barilla, ed è relativo ad un altro aspetto che dobbiamo assolutamente controllare, l'immagine del management. Perché? Come ci diceva Alexia, la formazione in azienda è fondamentale dai vertici fino ai livelli più bassi. Però, soprattutto quando si tratta di management e soprattutto quando si tratta di dirigenti che hanno un ruolo importante a livello internazionale, quindi stiamo parlando di Barilla, uno dei più grossi gruppi del mondo, è bastata in questo caso una dichiarazione di Guido Barilla alla radio per scatenare l'inferno, per scatenare tutta una serie di commenti, l'hashtag Granato, boicotta Barilla, quindi è stato veramente un caso molto molto famoso. E in questo caso bisogna appunto essere pronti a prevenire attraverso la formazione interna, ma bisogna essere anche pronti a monitorare in caso si dovesse verificare una crisi legata appunto al management, cosa effettivamente è successo e in tempo reale avere tutte le informazioni che possono essere utili per gestire appunto la situazione. Anche questo è un caso di assoluto successo perché un anno dopo Barilla è stata valutata 100% gay friendly dal Corporate Quality Index. Quindi un altro caso di assoluta perfetta gestione della crisi. Quindi per gestire tutto questo complesso ecosistema che si crea attorno al brand, del quale il brand stesso è composto, sono tutti elementi che vanno sotto il giudizio della rete appunto vanno in pasto sostanzialmente alla rete, bisogna essere preparati e come prepararsi attraverso attività di monitoraggio e social listening. Quindi possiamo ad esempio, questi sono screenshot presi direttamente dalla nostra piattaforma, possiamo monitorare la presenza del nostro brand online in tutte le sue componenti. Quindi partiamo dal brand, dobbiamo sempre tenere monitorato come viene menzionato, dobbiamo sempre monitorare i nostri canali ufficiali, i canali ufficiali del nostro management, delle persone più in vista dell'azienda e dobbiamo monitorare anche il logo. Questo ad esempio è un sistema di image recognition che permette di riconoscere il logo laddove viene postato in internet dagli utenti. Quindi qualsiasi immagine dove sia presente il logo, la piattaforma è in grado di riconoscerlo. Questo perché è importante? Perché il logo è una mention a tutti gli effetti. E questo ad esempio era il caso di Starbucks. Per Starbucks, pensate, limitarsi alle mention testuali vorrebbe dire perdersi oltre 30.000 mention alla settimana. 30.000. Ed è anche un modo per vedere come viene utilizzato il nostro logo, quindi se ne viene fatto un buono o cattivo utilizzo, perché potrebbero anche utilizzarlo in una maniera che per noi non è assolutamente adeguata all'immagine che vogliamo dare del nostro brand, quindi anche in quel caso possiamo poi intervenire. Possiamo assolutamente monitorare le nostre campagne, perché ogni campagna può avere un impatto diverso sull'audience e anche sulle performance di business del brand. Quindi una volta lanciata la campagna, una buona prassi è sempre quella di monitorare tutti gli elementi coinvolti, come l'hashtag ufficiale, lo slogan, delle parole chiave legate alla campagna, i canali ufficiali di eventuali influencer che vengono coinvolti. Perché è importante monitorare le campagne? Perché dobbiamo essere in grado di rintracciare tempestivamente eventuali critiche, soprattutto in caso di campagne ironiche o provocatorie, come quella di Pepsi che abbiamo visto prima, ma come anche quella, ad esempio, in questo caso è quella del buon di Motta, per cui erano nate tutta una serie di polemiche, poi la campagna ha avuto un enorme successo, però bisogna essere in grado di rintracciare immediatamente anche eventuali note dolenti o negative,
che possono appunto dolere la nostra immagine. Passiamo al prodotto. Come diciamo, importantissimo monitorare il nostro prodotto. Per noi questo è un elemento davvero importante perché ogni volta che si lancia sul mercato un nuovo prodotto, dovremmo essere pronti ad inserire nelle impostazioni di ricerca tutti gli elementi che sono riconducibili al prodotto, il nome, gli slogan, le parole chiave anche in questo caso legate al prodotto, ma soprattutto anche le caratteristiche e le componenti critiche come la batteria. Nel caso appunto che abbiamo visto precedentemente, per cui questo ci permette non solo di rilevare le criticità, ma anche di lavorare con gli altri team in maniera adeguata, perché ad esempio possiamo avvertire immediatamente il team prodotto delle criticità che sono state rilevate grazie ad esempio a dei commenti in rete, perché gli utenti, come abbiamo detto prima, recensiscono il prodotto, parlano del prodotto e quindi noi dobbiamo ascoltarli perché loro ci raccontano effettivamente cosa vuol dire utilizzarlo. Il grafico nella slide, ad esempio, è semplificativo di come si possono combinare dati quantitativi come l'andamento delle mention e l'analisi del sentiment, per capire quindi non solo quanto se ne parla, ma come se ne parla. Quindi come se ne parla? Ce lo dice la sentiment analysis. Questo quindi è un dato qualitativo, assolutamente. Recentemente abbiamo rilasciato un nuovo sistema di sentiment analysis basato sull'intelligenza artificiale. Questo è un caso appunto molto recente, di cui Alexia aveva fatto qualche accenno prima. Stiamo parlando del video di Banca Intesa, sul quale in questo grafico sono stati eliminati i risultati neutri, quindi in cui c'erano semplicemente degli statement che riportavano la notizia, ma chi ha espresso delle emozioni nei confronti di questa notizia, si è espresso in maniera assolutamente negativa. Il fatto interessante, che può essere molto interessante anche per i brand, è capire non solo per come se ne parla in termini di positivo o negativo, ma anche andare nel dettaglio e capire quali sono, ad esempio, i risultati che fanno parte di questa fetta negativa. E, ad esempio, in questo caso ci si rende conto che quello che veniva invece considerato negativo era il fatto che fosse stato diffuso un contenuto che doveva essere privato, quindi la rete si è espressa molto negativamente rispetto a questo tema. Un altro modo più particolare, diciamo, per vedere la sentiment analysis è affidarsi all'utilizzo delle emoji. Quindi queste sono le emoji utilizzate in rete per parlare del caso Banca Intesa e diciamocelo una risata, comunque ce la siamo fatta, per cui vedete che al centro c'è inequivocabile l'emoji che ride a crepapelle. Però se guardiamo quelle attorno, notiamo che c'è un emoji molto arrabbiato, un emoji molto disperata, perplessa, quindi tutta una serie di emozioni che non sono assolutamente solo legate al riso e all'ironia, ma anzi ci dicono veramente tanto di come la rete ne abbia discusso. Un altro dato molto importante, dopo aver appunto visto la sentiment analysis qualitativo, assolutamente qualitativo, è l'analisi dei modelli di viralità. Questa è una delle nostre virality map. Perché è importante il concetto di viralità? Perché il concetto di crisi si lega necessari non necessariamente si lega al concetto di viralità. Quindi sono due concetti che vanno di pari passo, perché nel momento in cui un messaggio negativo per il nostro brand diventa virale, si passa da una fase di monitoraggio ad una fase di crisi. Quindi
Quindi non si tratta semplicemente di capire quanto è diventato virale, ma si tratta di capire come è diventato virale e cercare di identificare dei modelli che poi possono essere anche utilizzati per prevenire eventuali crisi future, per capire già come reagire, come si potrebbe diffondere effettivamente la crisi. Quindi vediamo appunto perché è importante, come dicevamo, per individuare canali critici, per prevenire le future situazioni di crisi e anche per individuare diversi stadi della crisi, perché non sempre si può parlare di crisi, ci sono dei parametri per farlo. Questo è un esempio che non è assolutamente di crisi, ma è stato ad esempio il post più condiviso durante la Milan Fashion Week. È il post di Versace, si vede perfettamente su quali canali è stato condiviso e nell'arco di quanto tempo ha raggiunto la sua massima diffusione. Infine, una delle best practice, ovviamente, che noi portiamo avanti proprio anche nel mio team marketing, è assolutamente una delle cose più importanti. Allora, qua abbiamo delle, diciamo, in breve, perché siamo un po' corti di tempo, ma ce la facciamo. Diciamo che è importante definire i KPI più utili per ogni team e anche, non so, ad esempio all'interno del nostro team marketing, c'è chi si occupa di content, chi si occupa più di una specifica country, come nel mio caso. Quindi ognuno di noi ha veramente bisogno di KPI diversi e un report che ci possa fornire, che ci possa fornire, i risultati, rispetto ai nostri specifici obiettivi. Poi però abbiamo anche un report generale che riceviamo ogni settimana che ci dice appunto invece l'andamento generale di tutto il team. Abbiamo anche un sistema di alert, quindi dobbiamo sempre essere allerta quando viene menzionato il nostro brand o se si verificano ad esempio dei picchi di mention di attività inusuali. Quindi dobbiamo sempre essere in grado di intercettare eventuali problemi, analizzarli e per poi gestirli in modo strategico. Qua lascerei la parola di nuovo ad Alexia che ci fa un breve recap sulle best practice nel caso si verificasse appunto una crisi. Grazie Anna. Sì, allora abbiamo fatto un po' una panoramica sull'importanza dei social per il brand, abbiamo visto quali sono i rischi, quali sono diciamo le possibili soluzioni per mettersi al riparo da questi eventuali rischi. Allo stesso tempo però, come avevo accennato prima, il momento di crisi può verificarsi, a prescindere da tutto questo. L'errore umano, che è quello che avevo messo al centro appunto degli errori e rischi, è quello che è il fattore imprevedibile, è quello su cui possiamo prepararci, possiamo formarci, possiamo stare attenti, ma la svista può capitare. Quindi, vediamo cosa succede in caso di crisi. Ho riportato questo dato che è tratto da un webinar che si è tenuto in HQ Hootsuite. Il 28% delle crisi raggiungono livelli internazionali nel giro di un'ora, ma in media i brand impiegano 21 ore a emettere comunicazioni pubbliche significative in propria difesa. Ecco, giusto per appunto parlare del primo punto, della prima cosa che non bisogna fare è non aspettare troppo tempo. Mi rendo conto che probabilmente nel momento in cui ci si accorge della crisi si va nel panico e probabilmente non si riesce neanche a capire bene cosa stia succedendo. Non sto dicendo che si debba assolutamente rispondere qualunque cosa e scusarsi subito a prescindere, assolutamente no, però almeno rispondere, non far passare troppo tempo e rispondere, mettersi subito all'opera per indagare su quello che è successo, ma dare comunque un feedback, una risposta, far vedere la propria presenza, non rimanere invisibili, dire che si sta magari indagando, che si sta facendo del proprio meglio per approfondire il discorso. Questo sì, in questo senso agire in fretta e in questo senso non rimanere in silenzio.
Non cancellare commenti negativi. Ovviamente non sto parlando di commenti che possono essere davvero offensivi o che violino le policy e le etiquette, però non cancellare le critiche. Non è una cosa bella togliere la voce ai propri utenti, anche se sono delle critiche veramente aspre. Non è il modo costruttivo per farlo. Si trasformano questi utenti in haters ancora peggiori e soprattutto gli si può togliere voce sui propri canali ufficiali, ma non su tutto il resto dei social, non sul web. Quindi attenzione, in realtà non li state rendendo muti, non gli state togliendo davvero voce, gli state togliendo voce solo sui vostri canali. E rispondere ammettendo l'errore, una volta che si è approfondito e si è capito che cosa è successo, che cosa è andato sbagliato, e fornire spiegazioni con trasparenza. Vi ricordate prima vi ho mostrato il tweet di McDonald's dove si chiedeva scusa appunto per il tweet lanciato da quando l'account ufficiale era stato violato e hanno condiviso anche maggiori informazioni, un report con la spiegazione di quello che è successo. Quindi prestare attenzione a quello che è successo e dimostrare di tenere a cuore la fiducia e l'opinione degli utenti è assolutamente fondamentale. Perché ho messo porta alla conversazione in privato, ma dai visibilità alla soluzione? Cosa intendo? Che a volte appunto alcuni commenti possono essere veramente negativi o richiedono che l'argomento sia trattato in separata sede, magari perché si ha bisogno di approfondire quello che è successo con un particolare utente, si ha bisogno di chiedergli dettagli personali che non si possono chiedere in modo ufficiale. Quindi cercare di portare la conversazione in privato sicuramente, ma che non vuol dire la porto in privato perché così posso permettermi di insomma comportarmi un po' come voglio io e comunque di sparire dalla crisi pubblica. No, rimanere comunque, tenere comunque informate e aggiornate gli altri utenti su quello che sta succedendo, sui progressi che ci sono in corso e poi anche sulle soluzioni che si sono ottenute, perché agli utenti piace sapere, abbiamo tutti un po', anche insomma tutti, siamo tutti utenti dei social, quindi sappiamo benissimo che ci piacciono in un certo modo i fail, nel senso che siamo curiosi, ci piace seguire come si sviluppano le vicende, ci piace seguire i commenti che poi diventano commenti memorabili, i fail che finiscono sulle pagine di Epic Fail, nelle rubriche di Epic Fail. Quindi ci piace sapere come va a finire, ma soprattutto ci piace anche vedere se poi il brand, che magari è un brand che abbiamo sempre seguito con passione, ci ha in realtà tradito oppure conferma diciamo, la fiducia che avevamo riposto in lui. Chiedergli il supporto di influencer, ambassador, dipendenti. Sì, nel senso che probabilmente capiterà che un influencer o un personaggio comunque influente si sia magari espresso sul tema della crisi. Non sto dicendo di in separata sede andare a supplicare l'influencer di per favore di qualcosa in nostro favore. No, non sto assolutamente intendendo quello. Però nel momento in cui ci rendiamo conto, grazie appunto al social listening, che magari una persona che ha un grande seguito è intervenuta sull'argomento, magari anche contro il nostro brand, interagiamo con questa persona, cerchiamo di appunto creare un dialogo per mostrare a questa persona quello che stiamo cercando di fare per riparare, in modo che insomma, questo possa mostrare diciamo, ad un certo numero di persone, al seguito di questa persona, di questi utenti, che stiamo facendo del nostro meglio. Ambassador altrettanto, dipendenti, quello che dicevo prima, i nostri dipendenti, anche se non si occupano direttamente dei social, possono sicuramente essere coinvolti, magari da loro amici sui social, possono dover rispondere a delle domande, bisogna sapere come istruirli. Quindi, in questo caso, anche in caso di crisi, coinvolgerli assolutamente.
chiedere scusa se c'è l'errore, come dicevamo prima, sinceramente e mettendoci la faccia, ecco, delle scuse sincere che non suonino false e a volte metterci proprio la faccia, ma nel senso fisico, metterci la faccia di la persona che magari è responsabile o anche solo formalmente, cambia, far sapere che dall'altra parte c'è appunto una persona e quindi è stato un errore umano, rende umano anche il brand e forse un po' più perdonabile. Ripara subito con un'azione concreta e positiva. Sì, fai, se possibile, fai seguito all'errore che è stato commesso con qualcosa che assolutamente crei invece un sentimento positivo, che non risulti falso, ma che sia proprio, un atto dimostrativo concreto. Impara dagli errori, non essere sordo, peggio, recidivo. Abbiamo visto in questi giorni cosa sta succedendo, proprio notizia recentissima di Dove, che insomma, a quanto pare, insomma, non sempre si riesce a imparare dai propri errori e invece bisogna farne tesoro. Farne tesoro e, insomma, significa trasformare anche un fail in qualcosa di costruttivo, trasformare delle critiche in ok, prendiamo atto del fatto che c'è qualcosa da migliorare o che abbiamo sbagliato su qualcosa, andiamo a lavorarci su questo. E da qui mi ricollego all'ultimo punto, analisi post-crisi, cioè come abbiamo gestito la crisi rispetto a quello che avevamo previsto, come siamo stati in grado di rispondere, cosa è andato male, in modo da poterci preparare poi in un'eventuale, speriamo di no, crisi futura, successiva. Io ho concluso, il tempo è veramente tiranno. Qui Assolutamente sì. abbiamo raccolto, Ianna, delle risorse utili. Ci sono alcune cose di cui abbiamo parlato durante il webinar, ci sono delle cose in più, tante fonti, insomma, da cui potete attingere per approfondire gli argomenti. Allora, sì, lo trovate anche nella sezione chat. Avete appunto tutte le risorse, adesso metto forse quelle che sono mancanti. Volevo ringraziarvi perché anche su Twitter vedo che siete stati particolarmente attivi e vi ringraziamo tantissimo. Qua non vedo al momento domande, se ne avete fatele pure, ho visto che siamo veramente andati lunghi con i tempi, scusateci, ma volevamo raccontarvi tante cose. Potete tranquillamente continuare ad utilizzare l'hashtag su Twitter o scriverci direttamente e possiamo rispondere in quella sede, ad altri commenti o domande che avete in mente. Che dice Alexia? Sì, va bene, io in questo momento non riesco ad accedere alle domande, quindi non so Ah, se vogliamo ok. rispondere ad almeno una domanda giusto per rendere il Allora. dialogo un po' più. Se siamo, so che siamo già fuorissimo con i tempi, però se c'è una Aspetta. domanda. Ci sono. Adesso te le dico. Un secondo. Aspettate. Allora, sì, vedo un po' di domande. Sto cercando di aprirle. Si è incantato il mouse, il bello della diretta. Scusate. Come Era da gestire una stamattina crisi in diretta. che me lo sentivo assolutamente. Allora, non so se Guardate, non so, in questo mandiamo momento non riesco. Le raccogliamo perché sono tutte qua e vediamo di rispondere magari su Twitter. assolutamente, sì, Perché sarebbe grandioso. non riesco ad accedere in questo momento. Scusatemi. Ok, allora ci prendiamo l'impegno di rispondere sui social. Assolutamente Ok, promesso.
Ok, Va bene. volevo ricordare come ultima cosa che appunto la registrazione del webinar, che è stata parecchio densa, sarà comunque disponibile a partire da giovedì, quindi chi si è registrato riceverà un'email con appunto un link per poi accedere alla registrazione. Quindi se siamo andate un po' veloci o vi siete persi qualcosa, tranquilli perché c'è tutto e potrete accedere in qualunque momento. Perfetto, vi ringraziamo, vi segnalo appunto i link alle risorse nella chat e ci rivediamo presto per i prossimi webinar. Grazie, grazie, ciao a tutti e buona giornata. Ciao Anna. Ciao!